Buongiorno care, questa mattina sono le 8:20 ed io stavo per fare colazione. Però prima volevo darvi il buongiorno, mi sono svegliata super di buon umore perché innanzitutto stanotte ho dormito benissimo. Poi sto per fare colazione con il tè della Twinings, questo qua, quello di tè Nado che mi piace tantissimo. E un pacchettino di fette biscottate, queste qua ai cereali che mi piacciono un sacco, con un po' di marmellate di albicocche. Stamattina una colazione un pochino più leggera del solito. Ieri sera tra l'altro abbiamo messo lo stendino dentro perché abbiamo fatto la lavatrice. E il pomeriggio tardi ovviamente ancora non erano asciutti. Buongiorno di nuovo. Stamattina è martedì 19 dicembre ed io sono felicissima perché oggi che è 19 dicembre è il compleanno della mia mamma. Io sto finendo di bere il mio tè finché è ancora un pochino caldo e poi mi vado a preparare. Arrivate al centro commerciale, abbiamo già fatto danni, mamma ha già comprato delle cose che adesso le è andata a posare in macchina e ci siamo già fatti il primo negozio, adesso andiamo a vederne altri due. Comunque ragazze, adoro, adoro il cerchietto, mi piace tantissimo. Poi dopo i due negozi dobbiamo anche passare un attimo al supermercato perché deve comprare delle cose per la cena di questa sera. Stasera pesce, non vedo l'ora. In tutto ciò vi dico che anche se ho fatto merenda questa mattina, metà mattinata con la frutta, comunque già sento fame. Però devo resistere perché cioè, non è che posso mangiare ogni ora, quindi ormai aspetto un'ora e si pranza. Siamo arrivati da Teddy e adesso ci addentriamo nelle corsie infinite a vedere che cosa c'è. Diciamo che le bustine iniziano già a scarseggiare, la gente veramente sta già facendo le corse per comprarle, però sono sincera, più che le bustine a me piace più incartare i regali, solo che un paio di pensierini non li posso incartare dove forse sono obbligata a comprare la busta. Ci sono anche le scatole che sono bellissime, secondo me, da regalare con dentro delle cose beauty oppure con dei biscotti. Ah, dovete sapere che a noi piacciono questi negozietti, però giustamente a me piacciono delle cose e a mamma delle altre, quindi noi ci perdiamo letteralmente dentro questi negozi perché inizialmente stiamo insieme, ma poi alla fine ci dividiamo perché magari io mi fermo più a guardare una cosa e lei più un'altra, e poi ci chiamiamo a vicenda per farci vedere che cosa abbiamo trovato. Quindi io me la sono già persa, cioè siamo letteralmente appena entrati e già me la sono persa. Poi considerate che stando con la videocamera cerco di dare attenzione comunque anche al video, quindi lei me la perdo proprio. Ah, eccola, sei tu, sì. Lei che ho sbagliato, sei un'altra, ho sbagliato. Ti Mazza, immagini? mi riconosci? Ma come no? Mio bambino, auguri, così. Auguri, non vuole essere Queste inquadrata. le Ah, che belle, fatte da Sara. Belle, unghie corte così, ti piacciono? tantissimo, molto elegante questo rosso, per te che impasti, cucini, Belle, eh? la lunghezza anche è Vabbè, perfetta. sono Ti sto un po' natalizie. invidiando. Sì, ti sto un po' invidiando però, grazie per avermi fatto notare le tue unghie, non ti faccio guardare le mie perché... Carino. Ieri siamo, solita fermata al reparto agende da Teddy, ce ne sono tantissime ragazze, mamma mia quante! Certo, cioè una per il 2024 mi farebbe comodo, però non capisco perché le fanno tutte bianche dentro, cioè questi non sono agende, queste sono notebook, cioè sono quadernini, bullet journal. Però queste mi sembra di averle già fatte vedere in un altro video perché già le avevo viste. Questa mi piaceva un sacco come idea, anche la scorsa volta, che era 365 journal. E praticamente ci sono 365 giorni dell'anno dove magari tu ti puoi organizzare se hai un progetto, qualcosa. Guarda al volo qua, al volo. Sì, devo assolutamente comprare la carta per impacchettare il regalo di mamma. Però io non riesco a staccarmi da questo reparto se non lo vedo tutto, capito? Però non capisco perché, cioè le agende non ci sono, ci sono soltanto planner. Io sinceramente cercavo più che altro un'agenda per il 2024, però a quanto pare non è il posto giusto qui dove trovarla. Niente, reparto delle agende, dei planner finito, non ho trovato niente che mi ispirasse, però devo trovare una penna, ragazzi, una penna particolare da accoppiare ad un regalo, vediamo se la trovo. Ok, penso di aver trovato il reparto, repartino molto piccolo di penne un po' più particolari. Ce ne sono di pochissimi tipi, però secondo me qua in mezzo posso trovare qualcosa sul genere che cerco io. Ah, questa è natalizia, che carina. No, vabbè, questo è troppo carino. Per prendere tipo gli appunti. Ok, forse queste sono un po' troppo, però giuro che ero troppo tentata nel prenderle perché sono troppo belle. Cioè, no, vabbè, ma in particolare. Allora, questa rossa è natalizia, anche se mi sa un po' più di San Valentino. Ma in tutto ciò, scusate, mi è andato l'occhio su tutti questi pennarelli. Guardate quanti! Solo 3 euro. Allora devo prenderli. Dureranno da Natale a Santo Stefano? No, vabbè, dai, adesso non li prendo perché.
secondo me sarò bella impegnata. Però non capisco perché questi qua vengono 3,55 mentre quest'altri 3 euro. No, vabbè, li devo prendere dai per 3 euro, cioè sono troppi. Ho trovato quello che cercavo, perché cercavo una penna particolare. Unica cosa, adesso mi sono ripersa mia mamma, quindi devo andarla a ricercare. E Teddy è gigantesco. Comunque ho un po' di cosine e forse devo prendere il carrello. Tra l'altro mi sta continuando a squillare il telefono, perché devo fare ancora il regalo alla sorella di Matteo. E gli ho mandato un po' di foto di cose che ho visto questa mattina, non qua da Teddy, in un altro negozio. E lui mi sta dando dei feedback, cioè, perché comunque voglio lasciare a lui l'ultima parola, capito? Hai preso? Vai a vedere. È simpatica, c'è pure rossa natalizia, però rossa mi sembra di San Valentino, no? Mm-mm. Non è più bella rosa? La usa, che c'è fa? E che c'è fa? Vabbè, una penna, la tiene a casa, non è carina, è simpatica. A posto, mamma ritrovata, in realtà lei che ha ritrovato me. Andiamo? Andiamo, sì, dai, andiamo. Sì, però io non ho visto nient'altro, eh. Che carino, guardate. Praticamente metti la foto al primo mese, al secondo mese, che carino. Una bella idea. Perché è un bimbo e ha spazio pure. Siamo entrati da Pepco e ci sono tantissime cose, ma sono costretta a levare l'audio, perché sennò c'è il copyright con queste musichette. Mi sono presa delle pantofole stupende. La batteria si sta già scaricando. E che cavolo, cioè, ho fatto pure poche riprese. Basta, finito. Stanchissima. Sono arrivata al limite. E niente, qua ho altri regali di Natale. Oggi mi sento un po' Babbo Natale. Ok. Mamma mia, che fame. And tell you, keep your thinking simple. Let's stay in the present. The past is what we've been through. The future is not ours. Let's enjoy what we can get to. Let's take our time. No need to rush. The only thing we are waiting on is us. It's just you and I. There's no one else. Take a moment and relax yourself. Appena finito di editare il video, non pensavo di riuscire entro quest'ora, invece alla fine ce l'ho fatta. In tutto ciò devo ancora bere la mia camomilla, però ero così concentrata e mi volevo così tanto sbrigare a finire di editare questo video che non l'ho più bevuta. Vabbè, comunque è ancora abbastanza calda, quindi va bene. Considerate che non so voi, ma io veramente le bevo, cioè sia il latte la mattina che la camomilla che il tè, cioè deve essere proprio lavico, cioè deve essere proprio bollente, anche solo se è tiepido non va bene. Poi faccio vedere che cosa ho preso ai negozietti, perché ho preso delle cose troppo belle. Ah, e poi dobbiamo incartare il regalo di mamma, quindi dopo vado giù, lo vado a prendere e ve lo faccio vedere prima di incartarlo, così poi lo chiudiamo. Ovviamente in questo momento è dentro una scatola, quindi lei non l'ha visto. Io raggiungo giù mamma, che sta cucinando per questa sera.
sera, perché sì, ha un'altra cucina anche sotto, e visto che stasera è il suo compleanno e siamo di più, comunque utilizza quella giù in sala hobby. Ho levato il cerchietto perché con le cuffie mi dava fastidio, mi sbatteva, quindi o uno o l'altro. Appena pubblicato il vlogmas sono subito andata giù per prendere la busta con all'interno il regalo di mia mamma, perché in tutto ciò io devo ancora incartarlo. Mi sta suonando il telefono. In tutto ciò io mi sono apparecchiata, ovviamente con la mia acqua sempre fissa, ragazze, perché sono tipo un cammello. Mi sono apparecchiata qui per incartare il regalo. Infatti ho forbici. Questa è la carta che ho comprato oggi da Pepco. Tra l'altro bellissima, mi piace un sacco, molto chic. E ho trovato questo nastrino nel cassetto dei nastrini di qua da mamma, dove tiene le scotch, queste cose qua, e ho pensato di abbinarcelo per farci un fiocchino, però non sono sicura perché non sono molto brava a fare queste cose. Mi piace tantissimo questa ripresa, che sono tipo qua sulla penisola e non lo so, mi sembra tipo di stare in un bancone del bar. Qui dentro c'è il regalo che ho preso per mamma su Amazon. Però voglio andare a levare questo cartone perché, cioè, non mi piace, dai, per incartarlo, cioè per regalarlo. Credo sia molto molto meglio incartarlo con questo piuttosto che con quello. Comunque adesso prendo la videocamera e ve la faccio vedere da vicino perché è bellissimo, però cercherò di non illuminarlo. Lei in questo momento è di sotto, quindi teoricamente non mi sente. Comunque per il compleanno le ho preso questo portagioie su Amazon. Ve l'ho nominato nel video, quello dei regali. Se qualcuno vuole recuperare o andare a vedere, andatelo a vedere. È bellissimo, ragazze, cioè vi giuro, adesso lo apro e vi faccio vedere al volo. Questa parte sopra è fatta in vetro, quindi non la tocco perché non voglio lasciare delle impronte. Qui ci vanno tutti gli anellini, le varie coppie di orecchini, i bracciali, le collane. Qua c'è un cassettino e qua ce n'è un altro diviso in due parti. Tutti sono fatti in velluto e questi dettagli in oro sono bellissimi. C'era anche nero comunque, c'erano anche altri colori, mi sembra. Comunque, levando questa parte, questo è l'aspetto da chiuso. Guardate quanto è bello. Già fatto. Già fatto. Ovviamente, anche se è il compleanno, la carta regalo è natalizia, perché siamo sotto Natale. E quindi secondo me era la scelta migliore. Poi con il fatto che è quadrato verrà, cioè, troppo bene il pacchettino, secondo me. Dai, niente male. Che fatica, mamma mia. Che fatica, ragazze, però è venuto molto molto carino. Una bella soddisfazione perché è bello preciso. Cioè, ho fatto del mio meglio. Adesso proviamo a mettere questo. Riuscirò a fare una cosa carina. E voilà, guardate che carino, mi è venuto proprio bene, cioè vi giuro che non me l'aspettavo venisse così bene. Ho fatto anche il ricetto qui alla fine, cioè, ma è perfetto. Rimetto il regalo qua dentro per portarlo giù e poi vado giù in sala hobby perché stanno arrivando anche tutti gli altri. E non vi dico che profumino di pesce che arriva da sotto. È arrivato anche mio papà e adesso levo tutta l'attrezzatura qua,
mi rimetto anche il cerchietto e ci sentiamo più tardi, anche perché poi devo farvi vedere un po' di cose che ho preso oggi. Sono le, aspettate che guardo, 23:55, quasi mezzanotte, e Matteo è già andato a letto, siamo tornati a casa da circa 10 minuti. Infatti anche lui mi ha detto: ma tu non vieni? Dico: no, guarda, perché cioè devo chiudere il vlog e non riesco ad andare a dormire se prima non chiudo il vlog, cioè puoi stare con il pensiero, capito? Volevo farvi vedere che cosa ho preso oggi. Faccio sempre questa premessa: se mi conosci di persona e hai il dubbio se io possa o non possa farti il regalo, oppure siamo amici o parenti e sai che ti farò un regalo, non guardare questo pezzo che sta per arrivare, ma stoppa qui il video. Cioè, anche se non sei magari un amico stretto o un parente, magari ti ho fatto un pensierino, quindi cioè non guardare a prescindere, capito? Devo essere onesta, la maggior parte delle cose sono tutte cose, cioè, piccoline, cavolatine. Innanzitutto ho preso un po' di rotoli per incartare, sembrano uguali ma sono diversi. Ho scordato a casa di mamma perché ci ho incartato il suo regalo, quello verde. Tra queste cose che vi sto per far vedere, alcune sono per me, altre sono pensierini. La bellezza di questa borsa presa da Primark ed è in collaborazione con Rita Ora, la cantante. Cioè, ragazzi, è bellissima e si abbina perfettamente con le mie scarpe, con il tacco, quelle laccate nere, quelle che mi sono comprata da pochissimo, che vi ho fatto vedere un po' di tempo fa. È veramente bella, poi mi piace un sacco il fatto che comunque rimanga rigida. Poi andiamo avanti, ho preso questo zainetto da Pepco, sì, da Pepco, è veramente ben fatto, mi ha colpito appena l'ho visto, peccato che adesso nella busta si è un pochino schiacciato. Comunque qui c'è la zip e qui c'è un taschino. Io non sono da zaino, non li ho praticamente mai indossati, quindi potete immaginare che comunque questo qua non è per me, ma è un regalo. Secondo me è molto molto carino, è molto capiente ed è perfetto per la persona a cui dobbiamo fare questo regalo, perché l'apprezzerà tantissimo. Se mi seguite su Instagram, questo sicuramente l'avrete visto in qualche storia di oggi, ho preso questo, oddio non so come chiamarlo, decorazione, vabbè, ho preso questa decorazione che si può appendere al muro, ma in realtà mi è piaciuta tantissimo perché l'ho immaginata appesa tipo sopra al lettino del bambino, oppure, non lo so, stavo pensando, per un fiocco nascita personalizzato. Sempre da Pepco ho preso questo set di 12 paia di orecchini che sono carinissimi, in particolare le perline mi hanno colpito e non vedo l'ora di scartarli, cioè di dividerli e di provarli. In realtà mi servirebbe anche a me un portagioie, perché ho tutti i miei gioiellini messi dentro, diciamo, le scatoline, oppure ho una scatola tipo tutta con dei divisori, però è bruttina perché è tipo in plastica, capito? Invece vorrei un bel portagioie come quello che ho regalato a mamma, quindi quasi quasi. Poi queste ciabatte che ho fatto vedere di nuovo sempre sulle storie di Instagram, ma in azzurro, io le ho prese rosa perché erano bellissime. Io non so com'è possibile, non so se sono solo io, ma le ciabatte in generale a me non durano più di un tot di mesi, perché si vede che con il peso, stando comunque anche molto a casa da quando sono incinta, le vado a schiacciare e mi diventano letteralmente delle sottilette, e quindi ogni tot, cioè non riesco a farmi un paio di pantofole e farci tutto l'inverno, capito? Cioè ogni tot mesi poi devo rifarmi un paio di pantofole. Queste qua con lo smile, non lo so, mi sono piaciute da subito, poi hanno anche tutta la pellicetta qui dentro e questo tocco di rosa, non lo so, mi ha catturato, quindi dovevano per forza essere mie. Poi andiamo avanti con questo set di elastichetti bellissimo, perché c'è il rosa, poi questa specie di maculato, ma in realtà non è maculato, è più muccato, diciamo così, e poi c'è quest'altro elastichetto nero, tutti super morbidosi e secondo me bellissimi per questa stagione, per fare delle belle code, ma più che altro per fare delle belle code morbide, perché essendo super morbidi non tirano i capelletti. Un'altra cosa che ho preso, e spero che la persona in questione non stia guardando perché sennò capirebbe subito, è questa penna un po' particolare che ovviamente non è per me. Questa è bellissima, vi giuro, questa è troppo bella, cioè questa quando l'ho vista ho detto no vabbè, la voglio di tutti i colori. C'era anche rossa, però rossa mi sembrava troppo da San Valentino, perché appunto c'è questo cuore tutto belliccioso e non lo so, mi sapeva di San Valentino, mentre rosa troppo bella. Poi c'è il tappino qui per la penna, perché in realtà è una penna. Poi altre cose che ho preso, questo
set di penne molto carino con questi colori, cioè in realtà dovrebbero essere penne blu o nere, qua è scritto soltanto penna sfera, però mi piacevano i colori esterni che sono tipo un po' pastellosi, tipo celestino, rosino, grigino, erano carini, tutto ino. Poi un'altra cosa che ho preso è questo set con all'interno 3 quadernini per prendere le note. Sono 3 quadernini con tutte fantasie diverse, tipo questa qua è semplice con una scritta, questa dietro ha la fantasia, quella in mezzo non lo so perché non l'ho vista, però sono molto carini. Poi a me, ragazzi, a Natale piacciono proprio queste cose tipo sfiziosine, le penne colorate, cioè guardate dai, tipo le penne colorate, tutte queste cose qua, non lo so, mi piacciono tantissimo. Poi io sono innamorata della tutto ciò che riguarda la cancelleria, oddio no, in realtà mi piacciono anche i gioielli e tutto ciò che riguarda gli accessori, quindi vabbè. Comunque, sempre da... No, non è vero, questo no da Pepco, questo da Teddy. Ciondolo portachiavi, l'ho appena letto dietro perché non mi veniva la parola. E in realtà questo l'ho pensato sempre per un ipotetico fiocco nascita personalizzato, perché ho in mente più o meno come mi piacerebbe, però non so se riuscirò a realizzarlo con l'aiuto di mia mamma, perché lei è quella più brava manualmente. Insieme pensiamo all'idea, però poi a livello manuale è lei che deve assemblare, cucire, incollare, perché io... Non è che non sono in grado, cioè in realtà non mi ci sono mai messa, applicata, e secondo me non sono così brava perché poi a me casca tutto, quindi letteralmente farei pasticci e farei casino dopo un secondo che, cioè, che tipo tengo la pistola a caldo in mano, capito? Questo che vi sto per far vedere l'ho ordinato invece io su Amazon perché è un regalo, e sto parlando di questo cappello di Lil Scott, bellissimo nero, a parte che è super morbido, ma poi Lil Scott è una marca che a me piace molto perché ha questo simbolino piccolo, cioè nel senso non ha quelle grandi scritte, cioè a me le cose con le scritte, diciamo le cose di marca con le scritte troppo grandi non piacciono, mentre Lil Scott rimane sempre molto delicato e mi piace molto come brand, come marchio da ragazzo, da abbigliamento, perché appunto ha questo simbolo, però anche nelle magliettine, cioè tipo Matteo anche ne ha ricevute tante, se ne è fatte tante Lil Scott, perché appunto anche a lui non piacciono le magliette con le scritte troppo grandi, e questa è piccolina, rimane piccolina tipo qua. Mancano 2 articoli. Il primo che vi faccio vedere l'ho preso da Teddy e ragazze, cioè allora ero super indecisa, e quando li ho visti non ho resistito e ho comprato, forse ho esagerato, un set da tipo 38 pennarelli tutti colorati, guardate che belle, tutte sfumature, ci ho pensato a prenderlo perché ho detto, cioè non era per i soldi perché costa pochissimo, era per dire vabbè ma adesso hai già quelli, capito? Però poi ho pensato sì, ma stanno per finire. Poi teoricamente lei doveva solo ricevere regali, invece oggi a quanto pare ne ha voluto fare anche uno lei e vi devo far vedere. Innanzitutto vi faccio vedere la scatolina, perché chi è amante di questo brand già può capire dalla scatola. Sto parlando di Swarovski e i miei mi hanno regalato questo ciondolo stupendo, per, visto che tra poco nascerà il bambino, come una cosa simbolica, che in realtà poi io posso decidere se attaccarlo all'albero, se attaccarlo a, non lo so, al passeggino, poi vedremo, cioè alla carrozzina. E sto parlando di questo ciondolo azzurro di Swarovski stupendo. Io addirittura avevo anche pensato, ma quasi quasi me l'attacco qua quando dovrò levare il ciondolo, questo qui, il richiamo degli angeli, che è quello delle donne che aspettano, e ci metto questo, solo che questo non è per me, è per lui, quindi guardate quanto è bello, brilla tantissimo, stupendo, veramente stupendo. Prima di chiudere il vlog volevo prendere l'astuccio, quello dove all'interno ho tutti i miei pennarelli, che in realtà, cioè quelli vecchi li ho tutti buttati e qua ho soltanto quelli nuovi. Ah, che poi un sacco di voi mi stanno scrivendo tipo in privato su Instagram, mi hanno detto che hanno iniziato a provare questa tecnica di rilassamento, ovvero del colorare i mandala o questi album comunque antistress presi su Amazon, che sta funzionando e che a saperlo avrebbero iniziato prima. Io sono super contenta perché comunque è sempre piacevole sapere di aver dato un buon consiglio a qualcuno, cioè comunque questo consiglio poi ti porta a un qualcosa, poi se non ti porta a niente, vabbè, ci hai provato, insomma. Forse è arrivato il momento di andare a dormire, ma volevo, ecco appunto, ci tenevo a farvi vedere tutte queste cose. Come al solito spero di avervi fatto compagnia, lasciatemi un like se così è stato, se comunque vi è piaciuto, fatemelo sapere anche giù nei commenti, se vi va mi lasciate un salutino. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritte, io vi mando un bacio e niente, vi aspetto ovviamente anche sugli altri social. Ci vediamo domani, buonanotte care.